Dopo la proclamazione della parola d'oggi, 29 dicembre, dentro l'ottava del Natale, la chiavetta di interpretazione che la propria liturgia ci sta regalando oggi è l'antifona del Vangelo, che dice: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Sembrerebbe che qui c'è presente qualche luce, qualche radiazione dello Spirito Santo che è capace di cambiare la tua vita e la mia vita. Ecco, questa è la chiavetta di interpretazione a cui Simeone, che dice che era un uomo pietoso, che era un uomo che aspettava la consolazione di Israele. Che magnifico questo! E lui aspettava la consolazione di Israele, ma anche disse che lui aveva ricevuto la profezia di che non avrebbe visto la morte senza aver visto prima a il Cristo, il Signore. Guardate che cosa: visto la morte, visto il Cristo, il Salvatore. Qual è questa luce? È la luce dell'amore, la luce di cui parla la prima parola d'oggi, nella prima lettera di San Giovanni, al capitolo 2. E, fratelli miei, e chi dice che ama Dio ma non ama il suo fratello è un bugiardo, un mentitore. Chi dice che è cristiano però non si comporta da cristiano è un bugiardo. Ma qual è il problema? Il amore, l'amore. Perciò dice: vi do un comandamento nuovo, anche se non è un comandamento nuovo, è quello che è presente da prima della creazione del mondo, perché Dio ha pensato in te, in me, per amore ha creato il mondo e già ci ha inseriti in diversi tempi, diverse culture, diversi colori, diverse nazioni, diversi tempi, diversi momenti. Dio ha pensato in te, in me, nell'amore. E dice: in questo riconosceranno che siete i miei discepoli, nell'amore che c'è l'uno con l'altro, nella donazione, in poter vedere l'altro come un altro Cristo, un figlio di Dio, un fratello della stessa sangue. Noi abbiamo cromosomicamente spirituale, possiamo dire, siamo di questa identità della divinità. Perciò la parola oggi tiene una potenza impressionante, perché la luce dice, chi dice, San Giovanni, chi dice essere nella luce e odio il fratello, c'è qualcosa che non va. Chi dice io sono cristiano, vado a messa e tutto, ma non sono capace di rinunciare ai miei capricci, alle mie cose per l'altro, è un bugiardo. Non è vero. Ecco perché l'evangelizzazione dei primi, o la potenza dell'evangelizzazione dei primi tempi, come nelle parrocchie, nelle comunità, nelle famiglie cristiane, tiene una potenza impressionante. Perché? Perché quella luce che viene irradiata da quella famiglia che si riconcilia, da quella famiglia che, anche se a volte si prendono dei capelli, però vivono la riconciliazione, che si aprono alla vita, che non uccidono i figli, che non danno testimoni cattivi, sino che insegnano il timore di Dio ai suoi figli, giustamente questi sono testimoni di che è vero che Dio è la luce. E loro possono illuminare dove si trovano. Non solo illumina la coppia, illumina individualmente il marito dove lavora, la moglie si lavora dove lavora, o come casalinga, con il dono grandissimo di educare e portare avanti la famiglia. I figli che vivono anche il combattimento di una società che va cambiando, si va trasformando, si va dando tante tecniche che va facendo credere che sarà il salvatore del mondo. A me mi piace tantissimo la parola d'oggi. Perché? Perché che cosa ha visto questo Simeone? Dice che ha visto, non è che ha tenuto il bambino Gesù lì in braccio e là si è commosso. Non è questo il fatto. È che lui dice, ha visto il Salvatore. Una volta che lui ha visto il Salvatore, può vedere già la morte. Che cosa è questa morte? Che cosa è per te la tua morte? Sono le nostre insoddisfazioni, sono i nostri fallimenti,
Sono quelle cose che noi vorremmo aver fatto e non abbiamo fatto, o non aver fatto e abbiamo fatto. Sono i nostri sbagli, i tuoi limiti, tutte queste cose. È la tua morte, ma tu sei incapace di vederlo. Fino a quando non hai visto, ma non parlando di una visione fisica, se no, quando tu non hai sperimentato la luce della presenza del Cristo nella tua vita, tu ti comporti come quello che diceva Giovanni. Chi dice alla luce, ma odia il suo fratello, è un bugiardo. A me mi piace tantissimo questa parola perché mi fa ricordare il tempo in cui della mia conversione. Io che perseguitavo la Chiesa, che non ero d'accordo, cioè in un Dio presente, no, Dio non esiste, per me Dio non esisteva. Quando ho cominciato a fare questa anticatechesi, catechesi, amici cristiani, così, e a cercare di confondere, questo facevo nella mia ignoranza spirituale, è perché non avevo visto ancora il Salvatore. La cosa che mi colpì, qual è stata? Che a quelli che avevo fatto del male, che avevo non amato, che avevo ferito coetanei miei, mi hanno amato e sono stato accolto da quelli che per me erano diventati i miei nemici. Anzi, io ero un brutto nemico per loro. E loro mi hanno amato e mi ha trasformato. E che cosa mi ha trasformato? Mi hanno dato qualcosa, niente materiale. Mi hanno dato la prova dell'irradiazione divina, cioè di che Dio esiste, di che Dio è luce. E cominciai a vedere che la mia storia, la mia vita non era una tragedia, che non era un fallimento, che non era così come io me l'avevo immaginato, che mi mancava soltanto questo. Perciò disse Papa Benedetto XVI nel numerale 29 che stiamo sviluppando in questo tempo, dice che in questo senso, dice, nel senso che la società cerca di occupare il posto di Dio, dice, chi non conosce Dio, pur potendo avere molteplici speranze, in fondo è senza speranza. Certo, perché cosa aspetta? Aspetta il trionfo, aspetta la gloria, aspetta la riconoscenza, aspetta essere famoso, ma attenzione che questo entra dentro la Chiesa. Preti, suore, o uno che occupa un posto, occupa qualche ruolo. La vera grande speranza dell'uomo, che resiste nonostante tutte le delusioni, può essere solo Dio, il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora, sino alla fine. Che significa che Dio ci ama tuttora e che sino alla fine? De che è questo Dio che non guarda le tue e le mie debolezze. È impressionante questo, perché giustamente è Lui che sta invitandoci a vivere nella grazia, a vivere in questa luce. Che tu ed io possiamo essere come Simeone, ho visto il Cristo, il Salvatore. Buona giornata e continuiamo a vivere questo tempo del Natale.